Tra qualche minuto inizierà il concerto del pianista Orazio Sciortino sul tema Le musiche del Risorgimento nel 150° anniversario dell'Unità Nazionale. Adesso funziona, mi hanno collegato. Volevo ringraziare tutti per essere stati qua. Volevo raccomandare di restare, che adesso ci sarà un breve concerto del pianista, del bravissimo pianista siracusano Orazio Sciortino. E ringrazio per questo gli amici dell'INDA e chiamo accanto a me l'avvocato di Luciano, a cui cederò presto la parola, non prima di avere però ringraziato la signora Agata Di Giorgio per la sua attività di speakeraggio, perché lei ha presentato tutti quanti oggi. Scenda qua, venga signora. Ha presentato tutti quanti in maniera estremamente professionale. Mentre la signora Di Giorgio scende, volevo ringraziare i miei ufficiali. Volevo ringraziare i miei ufficiali per la capacità di organizzazione che hanno dimostrato in questa occasione. Nessuno di noi è scenografo professionista, nessuno di noi fa un'attività diversa da quella di prendere i delinquenti. Però siamo riusciti lo stesso, e questo va a merito al capitano Micillo, che è il comandante dello schieramento, un grande merito al capitano Pigozzo, che è il vero artefice dell'organizzazione, un applauso per il capitano Pigozzo, e al capitano Musso della compagnia di Augusto, per essere stati vicino e aver consentito questa organizzazione. Ringrazio ovviamente anche tutti gli altri ufficiali che hanno collaborato con me in questa attività. Signora Agata, il capitano Pigozzo le consegna. Okay, mi sembra corretto. Chiamo i bambini. Alessio e Gioia. Alessio e Gioia. Alessio e Gioia, eccoli che arrivano. Alessio e Gioia. Cosa avete? Un crest. Chi ha fatto questo crest? Non lo so, diciamo che è molto importante, io l'ho portato, grazie, vi ringrazio tantissimo, bravi, grazie Gioia, grazie Alessio. Bene signori, detto questo, io passo il microfono, prima però devo venire con questo crest. Io c'è un ringraziamento che ho omesso di fare prima, che va al sindaco Sorbello di Melilli, che mi ha voluto cedere per una sera una banda di seri professionisti. È la prima volta che noi carabinieri portiamo fra di noi una banda di persone che si conoscono. Grazie. È stato un bellissimo concerto, siete stati molto bravi. Questo è un piccolo pensiero e riconoscimento della vostra attività. Grazie. Signori, non vi tedio ulteriormente, la mia parola passa definitivamente all'avvocato Di Luciano, grazie e complimenti. Quando l'inno d'Italia è stato cantato dai bambini dell'Accademia dell'Inda, significa speranza e futuro. A nome dell'Associazione Amici dell'Inda ho da fare dei saluti. Primo alla sua eccellenza il prefetto, alla presidente del tribunale dottor Lucchese, al procuratore della Repubblica dottor Rossi, all'onorevole Bono, presidente della provincia, alla dottoressa Mastelloni, dirigente del parco archeologico, che ringrazio particolarmente per la collaborazione e per averci ospitato in questo teatro magico. Ovviamente alla dottoressa Ciurcina della sovrintendente di Siracusa e ovviamente al colonnello Vellitti e ai suoi carabinieri, vanto e orgoglio della nostra patria in Italia e all'estero. Un saluto particolare a Roberto Visentini come sindaco, ma soprattutto come presidente dell'INDA, perché ha accolto immediatamente l'invito dell'Associazione Amici dell'Inda a realizzare una cerimonia per i 150 anni dell'Unità d'Italia e che si svolge giusto, cioè il Teatro Greco di Siracusa, che è un luogo di incontro. E con la persona giusta, Orazio Sciortino, che vorrei che venisse e mi raggiungesse.
perché con la persona giusta, perché Orazio Sciortino, un pianista straordinario, sta in tutta Italia portando il concerto per i 150 anni dell'Unità d'Italia come musica del Risorgimento, e approfitto di questo momento per consegnare a Orazio Sciortino un riconoscimento particolare, un riconoscimento dell'Associazione Amici dell'Inda come socio onorario dell'associazione. Ma non solo e non tanto per la bravura straordinaria di questo giovane pianista, ma soprattutto perché sta portando il nome di Siracusa in tutta Europa. Lo ringraziamo di questo. Questa sera, questo concerto proprio dedicato per i 150 anni dell'Unità d'Italia è dedicato a Giosuè Bossi, poeta e patriota, che fu la prima voce dell'epoca moderna in questo teatro. Infatti Giosuè Bossi fu araldo dell'Agamennone nel 1914 e cadde eroicamente nel 1915, poco più che ventenne, durante la Prima Guerra Mondiale. Pochi giorni prima di morire scrisse alla madre: tutto mi arride per fare una morte fausta e bella, il tempo, il luogo, la stagione, l'occasione, l'età, non potrei meglio coronare la mia vita. Nella sua giubba fu trovata insanguinata una piccola edizione della Divina Commedia. Orazio Sciortino.